Tanta solidarietà da parte delle Pro Loco per Amatrice, il comune più colpito dal recente sisma, che hanno partecipato lo scorso sabato a Campodifano di Prezza all'iniziativa Una Matriciana per Amatrice, promossa dall'Umpli della provincia dell'Aquila. Oltre 500 pasti consumati e più di 600 presenze alla manifestazione, che hanno reso particolarmente soddisfatto il presidente provinciale dell'Umpli, Raffaele Di Santi. Un successo di solidarietà, un successo dovuto al mondo delle Pro Loco e ai cittadini di questo stupendo territorio. Come provincia dell'Aquila sentivamo dal profondo di dover contraccambiare, di fare qualcosa nel nostro piccolo. La serata è ben riuscita grazie al contributo di diverse Pro Loco del territorio, della provincia dell'Aquila e dei comuni di Prezza e Pettorano sul Gizio. Sul palco c'è stato un lungo elenco di ringraziamenti da parte del presidente Di Santi, che ha invitato i presenti ad un minuto di raccoglimento seguito dall'inno nazionale suonato dalla banda di Intro d'Acqua. Particolarmente significativa la presenza di Massimiliano Metri in rappresentanza della Pro Loco di Amatrice. Arrivano da tutti i canali grandi manifestazioni di solidarietà. Questa è la cosa che diciamo dà dei segnali di positività. Voi come Pro Loco come avete reagito dopo il sisma e come vi siete organizzati ed attualmente qual è la situazione? La Pro Loco di Amatrice ha subito diverse perdite, non solo di natura logistica, ma molti collaboratori non ci sono. Ci sono già dei primi segnali, già per ripristinare una sede, ma sicuramente per andare avanti grazie alla spinta solidale che, ripeto, è immensa. La Pro Loco di Amatrice in particolare, proprio la sera del terremoto, stava facendo ancora a distanza di 7 anni una raccolta fondi proprio per il terremoto dell'Aquila, e questo ci ha spinto tanto. A portare il saluto anche la presidente regionale dell'Umpli, Paola Di Francesca Antonio. L'Umpli della provincia dell'Aquila, ha sottolineato, è stata la prima a rispondere in Abruzzo all'appello nazionale dopo la tragedia del sisma. Noi parliamo il prolochese, lo chiamiamo così, è una lingua comune a noi, dove c'è da aiutare si corre, dove c'è da organizzare si va. Le braccia sono tante e unite sempre per poter portare all'interno di quello che è il campanilismo di cui siamo accusati, invece soltanto tanta solidarietà. L'intero incasso della manifestazione verrà devoluto in beneficenza attraverso il conto corrente dell'Umpli nazionale. Già lo scorso venerdì è stata consegnata la prima tranche di fondi raccolti in tutta Italia, che ammonta a 227.000 euro. E adesso ad Amatrice riporterete sicuramente un buon ricordo di questa serata trascorsa qui. Senza dubbio, e devo fare i complimenti sinceri a tutti i presenti. A Raffaele, il presidente, è un amico, devo dire che si sono organizzati benissimo. Il fine è nobile e anche le modalità con le quali stanno portando avanti l'iniziativa sono veramente ottime. Signori, buon appetito e grazie ancora a tutti.